Benvenuti a Compila, quindi va. Buonasera, ben arrivati. Ero un pochino, stavo facendo un po' di prove tecniche. Insomma, mi abbasso un po' la musichetta, se no. Come va? C'è un po' di gente che già scriveva in chat. Tanto ben arrivati a tutti i presenti. Ho messo un po' questo sfondo, se eventualmente me lo sposto mi riprende in maniera, un'angolatura un po' strana, però ho dovuto, il messaggio di sfondo mi serve, perché ogni tanto ho bisogno di, cioè, la testa segata in qualche modo, ma adesso vedrò di regolarmi la zucca strada facendo, ma non è direi che non è importante. Se mi sentite bene, tanto meglio. Ok, adesso mi metto anche più composto, così sono, perché ho dovuto un attimo spostare qualche monitor e mettermi un pochino più comodo per fare, in realtà questo per il lavoro normale, quindi. Buonasera, c'è Bacci. Dopo Rossi, Bacci c'è. Benvenuto. Che te. Tanto io sembra che sono impegnato, ma effettivamente sono impegnato. Cioè, sto predisponendo finestre, chiudendo finestre. Allora, io ho fatto una prova 10 minuti fa e ho ottenuto una risposta, quindi. La nostra chat, come dire, dovrebbe essere operativa, diciamo, quindi dovremmo esserci in teoria. Ciao Sandro, ben arrivata anche te. Oh, stasera c'è un pochino di gente, strano, perché mercoledì non so se è il giorno delle partite, tanto mi arrivano messaggi dappertutto che non c'entra nulla proprio questo, e quindi vengo distratto. Allora, no, questa è una settimana un po' impegnativa, però ho detto, finché ce l'abbiamo gratuita e finché ce l'abbiamo a disposizione per fare qualche prova, e siccome tutti ne parlano, tutti la cercano, tutti la vogliono, ho detto, perché non proviamo anche noi a sperimentare un pochino con ChatGPT, la famigerata ChatGPT, e magari interfacciando, visto che ha un API, con provare un API REST, provare a interfacciarci con Delphi e sviluppare un'applicazioncina, così per vedere, come dire, se ci dà qualche tipo di risposta, che parametri ci sono, quindi non rimarrà sempre gratuita. Beh, io non lo so, quindi questo secondo me è l'idea, chiaramente dal loro punto di vista è piegarla poi a utilizzi di terzi, quindi fargli leggere qualcosa di diverso e magari impiegarla nel senso, nella costruzione poi di bot o comunque di strumenti che possono essere utili a vari clienti. Poi non so se nella sua versione attuale, magari che potremmo dire general purpose. Oh, ciao Marco, ciao, sì, Marco sono io. Ciao Marco, esatto. Ciao Valerio, ciao Sergio, riconosco qualcuno, riconosco già il nick, qualcuno invece faccio un po' fatica perché sono un po' alterati, e quindi vabbè, se lì siete persone che riconosco potete presentarvi, se no, se siete in incognito fa lo stesso. E che volevo dire, quindi non sapevo avesse un API. No, un API ce l'ha in realtà, l'API che è quella di OpenAI, quindi per fare un discorso introduttivo, anche se immagino sappiate già ormai di cosa si tratta, poi io
non sono un esperto del campo, purtroppo, infatti è poi è per questo motivo che io poi utilizzo questi strumenti. Cesare Ordone, in questo caso sono scemo io, perché Oddons doveva richiamarmi, e poi sempre, no, non è venerdì, quindi non c'è neanche la scusata, neanche giovedì, è mercoledì, quindi ok, quindi dicevo, non sono esperto di machine learning, deep learning e cose di questo tipo, quindi è per quello che strumenti, esatto, il mago di SQL Server, che io invidio, perché SQL Server per me è una bestia ancora oscura per molti versi. Dicevo, è proprio per questo motivo che io mi attrezzo e uso questi strumenti, perché sono già pronti all'uso, quindi hanno già fatto il loro training, hanno già fatto la loro preparazione e praticamente sono pronti a reggere il servizio. Tra l'altro, una cosa buffa, mi sono dimenticato di scaricarle per farle vedere, ma magari ci riesco con il cellulare. Ho usato anche un servizio, quello che genera le immagini, adesso mi sfugge il nome, ma solo perché me lo devo far venire in mente in un millesimo di... è l'AI più utilizzata in questo momento per fare immagini, diciamo, partendo da un testo, quindi voi descrivete quello che volete vedere e queste API praticamente vi produce qualche immagine, qualche proposta con gli elementi che gli avete detto. È molto interessante perché, ad esempio, ipotizzavo, non so, di voler appendere un quadro dove magari c'è una skyline di una città, magari un soggetto e così, ho inserito, non so, skyline di grattacieli di New York alla sera con ragazza al centro che guarda in alto, una cosa del genere. E questa AI ha prodotto 3-4 immagini di New York, o comunque sembrava una metropoli notturna con qualche grattacielo e queste figure, cioè comunque di spalle, magari una figura di donna, di ragazza che ovviamente non si vede, che sta al centro e guarda in alto oppure all'orizzonte, quindi sembravano quasi dipinti, quindi erano molto interessanti. Poi, preso dalla goliardia, io ho riso troppo, quindi questo lo devo far vedere perché mi sono troppo divertito. Dalle mie parti, che è in Emilia, c'è un detto, ma non è solo delle mie parti, credo, che dice, soprattutto le persone di una certa età dicono: alla mia età saltavo i fossi per il lungo, quindi saltavo i fossi alla lunga, si dice. È un modo come per dire che facevo l'impossibile, quindi, e da lì mi è venuta l'idea di mettere in questo motore di generazione immagini persone anziane che saltano i fossi per il lungo. Siccome do per scontato che non esista al mondo una foto di una cosa del genere, vuol dire che a questo punto l'AI si deve ingegnare, anche se poi non si ingegna, ma praticamente produce in base alle informazioni che ha la sua idea di fosso, la sua idea di anziano nell'atto di saltare, quindi mette assieme questi elementi e va a produrre delle immagini. Alcuni dei risultati che ho ottenuto, questo è uno, non so se si, no, non si vede, magari adesso provo a condividerli, giusto perché sono venute fuori delle cose che fanno veramente morire, per cui ok, io ammetto di farne un uso veramente molto molto stupido, però come dire, funziona, e quindi, perché la cosa interessante, se so bene o ho capito bene di come funzionano almeno quel tool in particolare, è che hanno allenato una rete neurale a riconoscere oggetti, situazioni, paesaggi. Tra l'altro, per chi usa Facebook, sappiate che ogni immagine che vedete, se andate a vedere l'attributo alt del tag dell'elemento image delle foto, di qualunque cosa vediate su Facebook come immagine,
trovate sempre una, esatto, la DALL-E 2, però c'è anche Stable Diffusion, ecco si chiama, un software che penso sia anche scaricabile, ma c'è anche online, comunque penso siano parenti, quindi tra l'altro qui appunto sono sempre OpenAI, grazie tfollower.create, vedete abbiamo, grazie per il follow a Sergio. E dicevo, gli hanno insegnato a riconoscere elementi, quindi questa rete è in grado di riconoscere quello che vede, però la spiegazione che mi hanno dato è che la cosa divertente dopo è andare nel senso opposto, cioè dire a questa rete, ok, visto che sei in grado di riconoscere cos'è un cane, cos'è un'automobile, cos'è un semaforo, cos'è un palo della luce, dammi la tua idea di palo della luce, cioè facciamo il percorso inverso, io ti dico cosa voglio e tu mi produci in output la tua idea di... E questa è una cosa interessante, cioè io poi non riesco, cioè matematicamente, io in matematica avevo 4, quindi fondamentalmente non riesco a immaginarmi qual è il funzionamento di questa cosa, però produce degli effetti veramente interessanti. Vediamo se ha scaricato, mi ha scaricato qui i file, no, poi sono bellissimi, dopo magari appena condivido il appena condivido lo schermo ve li faccio vedere, perché sono, direi, sono abbastanza esilaranti, però se vengono in mente altre cose. Ecco, parlando invece di ChatGPT, allora linea di massima midjourney.com, sì, poi ce ne sono, c'è anche quello, ho sentito, adesso dovrò poi metterle un pochino. Hi guys, oh, Patrick Premartin, ben arrivato, purtroppo non don't speak French, non parlo francese, però per chi è in per chi segue, è un altro volenteroso che fa live qui su Twitch, su Delphi, quindi siamo, tra l'altro quell'emoticon è bellissima, di Delphi rotante, adesso le creerò anch'io per il canale le emoticon dedicate, e quindi, come dire, stiamo tenendo alta la bandiera. Vorrei vedere il canale di Embarcadero un po', streamare un po' di cose, magari così estemporanee, che sarebbe interessante, come dire, almeno usarlo come mezzo, perché vedo che anche Visual Studio ha il suo canale, però vabbè, accontentiamoci. I must understand what you say in Italian. Speak Italian, so I don't speak French, sono dispiaciuto. Sì, anch'io con le lingue non sono ferrate. No bit of English, but spoken very very less. Allora, ho scaricato. Allora, queste sono le foto. Adesso vi faccio vedere. Sposto un attimo questa cam, così vediamo, qui ho già Delphi attivato, e dove le ho messe? Qua. Sera sono un po' incasinato. So this is all people jumping, anche la descrizione era bella, jumping, non mi ricordo come era tradotta, ma anziani che saltano i fossi per il lungo, quindi questo è l'idea del motore di dell'AI, degli anziani che saltano i fossi per il lungo. E comunque ci sono tutti gli elementi, c'è l'anziano, c'è il salto, poi qui c'è anche, ha messo anche l'ombra, anche qui ne abbiamo uno molto plastico che zompa, e qui c'è il fosso, è comunque sempre rivolto dal lato lungo, quindi è molto preciso. Questo è il più divertente, anche se da qua si può notare il problema delle AI, cioè del fatto che è un pochino sgarupato,
è un po' brutto il viso, perché e anche le foto della skyline che avevo tenuto di metropoli, città, avevano le finestre, diciamo, non proprio realizzate, quindi ho avuto questa genialata, ho detto vediamo se è in grado di generarmi, perché se un domani dovessi usarlo come moto, ecco, anche le foto. E chiaramente questa è una foto che in giro non, cioè non esiste, è stata totalmente generata dall'AI tentando di riprodurre quello che io gli ho chiesto. Quindi dopo il text to speech abbiamo un text to image, e quindi, ma potete trovare, cioè, chi si è divertito ad esempio a fare Di Maio allo stadio e c'erano queste foto dove si capiva che è arrivato Anacleto, che perché non vedo il che strano dovrebbe essere qui, non vedo il lo sento ma non lo vedo, e quindi c'è questo personaggino che si riconosce, che è proprio l'ex ministro Nino Luigi Di Maio con le bibite in mano e gli spalti, o comunque, quindi c'è anche chi ha usato un po' di cattiveria, ma vabbè, questo è. Per cui la nostra idea è quella di utilizzare in questo caso la cara ChatGPT. Cos'è questo ChatGPT? Allora, l'acronimo non me lo ricordo mai, per utilizzarla basta ricercarlo, sperando che non sia, come dire, offline, anche se la chat è offline non è detto che sia offline anche l'API, e se lo cercate, diciamo, la prima cosa che trovate è un try ChatGPT che vi apre, fa un check della connessione, ve lo apre, poi probabilmente se è trafficato vi fa vedere un messaggio e vi dice, adesso non so se a quest'ora più che al pomeriggio ci sono più utenti connessi, però prima mi ha risposto, spero che l'API risponda di nuovo. E come dire forse è arrivato, no, questo è il blog, non ho idea di cosa stia facendo. Ok, qui c'è invece il link dell'API che ha anche la sua documentazione. Non so perché, ma ho il browser che si è bloccato benissimo, c'è proprio ok. Era Firefox, non ha più che Firefox, ci sta riprovando. Ok, vediamo se si riprende. Intanto non mi pare intenzionato. ChatGPT, a meno che non sia un problema di connessione. Ma dovrebbe. Ok, no, siamo, ci siamo. Ho avuto un momento di defiance, ok. Quello importante è che si riprenda. Quindi dicevo, c'è un API. Che in realtà è un API con cui, mi vedete qua, c'è un pricing, quindi io do per scontato che questa, magari ChatGPT può essere che resti come demo. Tra l'altro sapete che è aggiornata non a, penso agli ultimi, a un paio d'anni fa, perché che cos'è grosso modo? È una rete neurale sparsa su diversi, non mi ricordo quanti sono i core. Si può chiedere a ChatGPT di generare codice Delphi per richiamare la sua API, più o meno fornito un esempio, esatto.
Sai che non ci ho neanche pensato ed era la cosa più, più facile in realtà. Io avevo trovato già in giro un esempio, quindi mi ero solo premunito di sapere che si potesse fare, l'avevo visto con qualche componente TMS, però dove non veniva usato nulla di TMS, quindi ho dato per scontato. Ho fatto una prova veloce con REST Debugger, ho visto che funzionava, quindi ho detto se funziona con REST Debugger funziona con tutto, anzi, cioè se copiamo i componenti siamo già... Per cui non mi sono effettivamente preoccupato, che potevo chiedere alla chat, però sì, ecco la chat, quindi questo GPT è il nome dell'algoritmo sviluppato da OpenAI, che è questa azienda o consorzio, quindi adesso non so in quanti ci sono effettivamente dentro, perché collaborano un po' con Microsoft per le macchine. Poi i prodotti analoghi li sta sviluppando anche Google, la stessa Microsoft, quindi sarebbe l'algoritmo che interpreta, diciamo, il linguaggio naturale e risponde usando la stessa forma, quindi orientato al dialogo con persone. Deve chat GPT? Sì, ho visto che c'era anche quello, però non l'ho approfondito, più che altro perché non uso abitualmente, so che aveva bisogno di CS, Component Suite, non la uso abitualmente, ma comunque è un endpoint a cui dobbiamo mandare un JSON e otteniamo un JSON, quindi cioè, lo possiamo proprio usare anche componenti terze parti, non servono assolutamente, almeno per il momento. Poi dicevo, quindi GPT è l'algoritmo, quindi è quello che fa materialmente il lavoro. ChatGPT è lo strumento front-end che hanno messo a disposizione per interagire con questo algoritmo e porre delle domande o comunque anche chiacchierarci banalmente in diversi modi, ottenendo le risposte in base a quello che questa rete neurale, questo modello di intelligenza artificiale conosce. È stata alimentata, mi sembra, con diverse fonti, perché la cosa che più mi incuriosiva era come l'hanno alimentata. Penso che, mi sembra di aver visto in un approfondimento, che hanno caricato tutta Wikipedia, Google Books in due tranche, quindi hanno messo dentro qualche miliardo di parametri, si diceva, e diversi appunto tera e tera di fonti di dati, tra cui libri. Quindi diciamo che non è un'intelligenza che non si esprime perché capisce fondamentalmente quello che si chiede, ma trae poi la sua ispirazione componendo le parole nel modo in cui ha imparato leggendo la composizione da altre fonti, e quindi unendo le parole così come le hai viste unire in altri contesti, ovviamente però con una base di milioni e milioni. So che gli è stato dato in pasto anche un blocco di dati da un crawler, mi sembra, quindi appartenenti a siti web, per cui questo è il top l'ho trovato su internet. Per questo se ne parlava anche nel gruppo Facebook di, ad esempio, del Fic Lab, va un po' preso con le pinze, nel senso che ovviamente soprattutto quando ci chiede il codice, ecco, io non pensavo, però, perché dico, se così, io l'ho testato anche su altri frangenti, ho letto su LinkedIn, adesso non mi viene in mente la persona, ma c'era qualcuno che raccontava di avere il padre commercialista, è un po' come dire non fanatico della tecnologia, che ponendo delle domande appunto da commercialisti, per così dire, al motore, ha ottenuto delle risposte talmente precise e comunque ben contestualizzate, che ovviamente è superiore alla conoscenza media ed espresse, come si dice, la chat ci dicono un po' che si esprima con un linguaggio da ragazzetto che sta, non so, che ha appena iniziato le superiori, cioè con quella semplicità, però chiaramente conoscendo un sacco di cose in più, e gli ha dato delle risposte talmente circostanziate che è rimasto stupito.
Quindi io li ho provati pure domani di make-up per testare. Non mi chiedete perché sono a conoscenza di alcuni dettagli riguardo a questo campo, però la chat ha risposto. Sul lato codice sviluppo mi sembrava talmente particolare e incredibile che desse, cioè per dire, gli ho chiesto come colorare celle di un data grid di Delphi, e quello che mi ha dato non è il contenuto di una pagina web, ma ha effettivamente aggregato informazioni quali il codice, lo ha spiegato, e quindi si capisce che comunque è una rielaborazione in un certo senso di cose che vengono trovate in giro, però suddivise a pezzi. Quindi si capisce che è in grado di, oltre a capire come esporre bene i contenuti, andarli anche però a correlare tra di loro, avendoli magari letti da fonti completamente diverse. Però ecco, lato sviluppo e programmazione è stato alimentato in maniera particolare, quindi molti quando fanno la prova con i linguaggi, con Python, con delle implementazioni, trovano risposte molto puntuali, perché comunque in merito allo sviluppo software è stato alimentato in maniera abbastanza specifica, quindi questo quindi non dovrebbe meravigliare. Dicevo, qui c'è la documentazione di queste API, ce ne sono diverse legate appunto code completion, image generation, quindi in realtà espongono API per tutti più o meno i servizi che hanno in beta, e quindi la parte di completamento del testo, di lavoro sul testo, è quella che praticamente viene sfruttata da ChatGPT. Vediamo se riesco questa volta a farla partire, perché prima si è bloccata in malo modo, ma non so se era una cosa legata al sistema in generale o qualcosa di ok. Stanno lavorando per scalare, quindi forse ad esempio potete chiedergli, qualcuno gli ha fatto generare delle poesie, ha detto scrivi una poesia su Delphi in stile Dante, in stile Ungaretti, quindi potremmo anche chiederla, oppure spiega che cos'è il linguaggio di programmazione Delphi o qualcosa del genere. Qui vi trovate il linguaggio di programmazione, un ambiente di sviluppo integrato per Windows, creato da Bolland, utilizza una sintassi simile. Adesso ha iniziato la sua pappardella, aspetta che è un font un po' piccolino, però vi potete divertire a chiedergli qualsiasi cosa, visto qualcuno che può essere tecnologie come FireMonkey e FMX Linux, quindi è abbastanza aggiornato. Dicevo, aggiornato un paio di anni fa, ma se gli chiedete chi è il Presidente del Consiglio vi risponde ancora Draghi, quindi... Però la cosa bella che ho visto è spiega cos'è il linguaggio di programmazione Delphi come se parlassi con un bambino di 6 anni o qualcosa, cioè qui direi che il linguaggio di programmazione è come l'italiano o l'inglese, ma non parla con le persone, parla con il computer e gli dice cosa fare, come quando tu gli dici a mamma o papà di portarti la merenda. Delphi dice al computer di mostrare dei bottoni o di fare calcoli. È solo un modo per lavorare il computer per noi, è un po' come giocare con dei Lego, solo che invece di costruire un castello si costruiscono programmi per il computer. Cioè, la domanda è la stessa di prima, però vedete che quell'aggiunta di come se parlasse un bambino di 6 anni gli ha fatto cambiare la forma con cui fondamentalmente ha scritto quello che ha scritto sopra. Quindi sopra è stato oltremodo tecnico, parlato, cioè addirittura c'è Kylix, quindi c'è un riferimento a Kylix, per cui sotto è stato, ma potete chiedere in forma di poesia, oppure qualcuno gli ha fatto fare dei dialoghi, ad esempio spiega, ripropongo la stessa domanda perché è bello vederne le varie versioni. Programmazione Delphi
come se si svolgesse in una commedia, come se avesse luogo, magari, vedo, in una commedia teatrale, una cosa del genere. Entra un programmatore in scena. Programmatore, salve amici miei, oggi vi parlerò di un linguaggio di programmazione molto speciale, si chiama Delphi. Entra in scena un personaggio vestito da computer. Oh no, non ho ancora un altro linguaggio di programmazione, mi sento già sovraccarico. Non temere, mio caro computer, Delphi è molto facile da usare. Ti permette di creare programmi bellissimi per Windows, come ad esempio giochi, calcolatrici. Entra in scena un personaggio vestito da utente. Wow, questo suona fantastico. Posso usare Delphi per creare un programma che mi aiuti a tenere traccia dei miei compiti per la scuola? Se scarichi la community. Certo che puoi, Delphi ti offre tutti gli strumenti per creare un programma personalizzato che si adatti alle tue esigenze. Oh wow, allora forse non è poi così male questo Delphi. Esattamente, con Delphi il cielo è il limite, tutti escono di scena. E già ha fatto un lavoro quasi migliore del marketing di Embarcadia. No, vabbè. Satira. Però ammetto che, ad esempio, la descrizione della live di questa sera l'avevo fatto fare a ChatGPT in parte. E quindi, no, è una roba abbastanza... Ciao Shaker, ben arrivato. È una cosa abbastanza curiosa, che a netto poi di tutte le varie implicazioni, non penso che andrà a sostituire chissà chi, eccetera, però ecco, dal certo punto di vista rappresenta un'alternativa, perché io, piuttosto che un motore di ricerca che mi dà dei risultati, io devo fare l'aggregazione, qua è l'aggregatore. Buonasera. L'unico pericolo, cioè pericolo variante, che in quanto aggregatore, se io vedo più risultati, chiaramente da più fonti, sono io che poi magari mi faccio un'idea della cosa, qui mi devo in un certo senso fidare di quello che mi propone, che potrebbe anche non essere corretto, perché fondamentalmente ha acquisito poi le informazioni che sono pubblicate sul web, quindi se sul web ci sono delle imprecisioni, quindi il tutto sta ovviamente da quali sono le fonti a cui attinge. Ecco, però per certi versi, come dire, due to one demand on our system, previous conversation are temporarily unavailable, ok. Però ecco, come si vede, insomma, lo strumento è abbastanza curioso. Io mi aspetto chiaramente che questo lo renderanno a pagamento, magari non questa chat, questa è un'interfaccia già pronta, ha un sistema già alimentato, però come servizio magari alimentabile da fonti proprie, che può essere, non so, un negozio, un ambito commerciale con termini anche tecnici o qualcosa del genere. Qualcuno magari mi pone domande a un'AI allenata e il loro sistema reso, diciamo, in outsourcing mi aiuta a creare un bot che ha la capacità di essere estremamente cioè al limite proprio della comprensione umana, quindi che capisce in quando va in live degli orari specifici. Allora, in genere al momento sono un po' orientato al mercoledì a quest'ora, quindi 9:30. Poi non so se nelle prossime settimane la cosa magari subirà cambiamenti. Ho fatto una live in più qualche giorno fa, ma in genere al momento mi sto orientando su questa giornata infrasettimanale, nonostante il calcio, ma io non lo seguo, quindi e in ogni caso comunque molte delle live, se sono cose che possono interessare, le ripubblico su YouTube. Ecco, magari metto il link, le rimetto su YouTube e poi rimangono anche qui per qualche giorno. Io non li sottopongo abbonamento, dovrebbe essere visibile a chiunque. Poi se non è così controllerò, perché non si sa mai, ma penso di sì, perché comunque hanno le visualizzazioni. Non dovrei averle chiuse, l'intento è non averle chiuse, poi non so se cambiando qualche setting magari Twitch le ha bloccate, ma nel caso fatemi sapere,
quindi per qualche giorno, in realtà un paio di mesetti, dovrebbero esserci, dovrebbero rimanere. Poi comunque le ricarico anche su YouTube, perché qualche giorno fa me ne sono andato a riguardare uno perché volevo ripassarmi una cosa che avevo fatto e non mi ricordavo più, e quindi ho usato me stesso. Magari su YouTube sono, cioè in realtà sono noioso anche qua su Twitch, immagino, perché non sono un grande intrattenitore, però su, magari per chi interagisce è un po' più fluido, mentre su YouTube diventa un pochino più tedioso andarli a seguire in un secondo momento, perché magari uno preferisce un tutorial. Ma stiamo lavorando anche a queste cose, quindi, e l'obiettivo è un po', come dire, programmare. Io uso Delphi, che è un linguaggio moderno per applicazioni visuali, desktop, mobile, per Windows, per Android, eccetera, e anche altri linguaggi, ma al momento mi focalizzo un po' su quello, perché quello comunque non è così trattato come gli altri, su Twitch, ma non solo su Twitch. C'è una versione comunque community gratuita che si può scaricare per chi vuole provare, eccetera, per hobby, ed è abbastanza semplice, per cui, come dire, la tendenza è quella di o sperimentare o vedere assieme delle cose, tenendo sempre però il contenuto abbastanza semplice. Quindi cripto notizia già subscribed, beh, Nick cripto notizia, cioè tenere le cose abbastanza semplici, perché nella mia mente, diciamo, a un certo livello penso che tutti possano programmare, non si sa mai che qualcuno, capitando così per caso, guardando, si possa incuriosire, magari voglia intraprendere. Che aiuti con domande e risposte di sviluppatori, ecco, sì, anche per aiutare me stesso, che a volte la settimana scorsa non riuscivo a arrotondare un numero, e qualche, non mi ricordo, dalla chat è arrivato l'aiuto che finalmente mi ha sbloccato, e quindi sì, c'è anche l'utilità di, però sì, chi si approccia al codice. Sergio Guvoni, queste secondo me sono le sottoscrizioni di YouTube, che non so come mai fanno degli alert qui, ma li ho talmente tanto connessi che ho perso un po' la rete, quindi comunque per il momento, finché funziona tutto, per cui appunto non sono uno streamer, un gamer, anche se ogni tanto mi è capitato di giocare con qualcuno, perché su Twitch, diciamo, ti invoglia, ma... scusa, cripto notizia, ok. Allora, svelato l'arcano, come si dice. E a tal proposito, quindi, visto ChatGPT, visto tutto, ho visto la documentazione, lasciamolo un attimo lì, delle API, e praticamente la parte di text completion, completamento del testo, risposta, classificazione del sentiment, cioè praticamente queste API in grado di dirti se quello che scrivi è neutrale, se è positivo, se è negativo, se è aggressivo. Questo è comodo, ad esempio, se ho un forum, mando un messaggio, mi faccio dire di che tenore è, se è aggressivo magari lo posso scartare, lo posso rifiutare. Cioè, diciamo, la creazione di sommari, la proposta di come completare codice, di come completare parti di testo. C'è questo algoritmo, la parte di GPT, di comprensione del linguaggio, infatti è arrivata la terza versione, GPT-3, quindi ChatGPT è basato su questo, si inventa i dialoghi, come abbiamo visto qui, quando gli chiediamo di dirci in forma teatrale chi è, diciamo, di parlarci di Delphi. Quindi ci sono una marea di funzionalità, e c'è il non so se, ecco, i models, quindi questo GPT-3, che è il nostro model, si chiama Text, perché elabora testo -DaVinci-003, perché è la versione, c'è Curie, c'è Babbage, questi sono i token. Vedete questo training data fino a giugno 2021, quindi se voi chiedete qualcosa, ad esempio un fatto accaduto
dopo questa data non è presente perché non fa parte del volume di informazioni che sono state caricate all'interno dell'API. Ecco, come dicevo, c'è la possibilità quindi di fare il login, di iscriversi e di ottenere una API key, quindi una chiave per chiamare l'API, e quindi confezionare delle richieste a questo motore, ad esempio in Text Da Vinci, per inviare delle stringhe di testo e ottenere quindi una risposta, la stessa risposta che otterremmo interrogando ad esempio il ChatGPT, perché ChatGPT, il sito, banalmente è un'interfaccia che hanno creato sull'API, quindi, però all'API possiamo dialogare anche da una nostra applicazione. Quindi qui c'è tutta la documentazione, adesso qualche parametro magari poi lo andiamo a approfondire, ma giusto per capire questi concetti di quanti token, prendere in considerazione la temperature, ad esempio un parametro che possiamo passare, in realtà sono tanti, non li ho approfonditi tutti, ho fatto proprio un esempio molto veloce mettendo la mia key, che tra l'altro è una tantum, nel senso che va copiata e incollata, quindi se poi si vende in live fa lo stesso, io ne andrò a generare una poi nuova nel caso, quindi non sono in quel caso preoccupato. E ci sono degli esempi, questo mi pare Python, quindi di come viene chiamata per mandare ad esempio il testo che abbiamo spedito poco fa alla nostra chat GPT. Quindi una cosa che potremmo ad esempio fare, io tra le domande che usavo come esempio è come si cucina la carbonara, questo è una cosa che hanno chiesto in non so quante persone. La carbonara è una delle più famose ricette italiane a base di olio, pancetta, guanciale, quindi deve stare attento perché ci sono un sacco di... e poi fa l'elenco degli ingredienti, quindi ci dà una risposta abbastanza puntuale a quella che è la, come dire, la nostra richiesta. Qui tra l'altro penso che questo espediente di scrivere il testo un po' alla volta è fatto apposta per evitare poi di mandare un'altra domanda finché non è finito e lasciare spirare l'API perché volendo questo testo lo possiamo ottenere anche in un solo colpo, però ci impiega, cioè la risposta comunque impiega qualche secondo perché deve formulare, raccogliere le informazioni, capire, raccogliere le informazioni, formulare la frase e andarci a restituire. Quindi mentre lui si diverte a scrivere, esatto, error in body stream, ecco, questo è l'API che ci ha abbandonato perché ci sono troppi utenti collegati, ma vabbè, fa poi lo stesso, non ci interessava. Lo capisco anche, la staranno puntando in 20.000 e quindi ci sta che abbiano tutte le difficoltà di questo mondo a riuscire, come dire, a soddisfare tutte le richieste che arrivano, serie e meno serie. L'importante è che vada l'API, ecco, quello sì, però tutto al più riproviamo. Quindi qui c'è il nostro amato Delphi con i nostri progetti CAC che erano, adesso vado a fare un po' di, come dire, di pulizia, che erano progetti del campo minato che lasciamo un attimo in sospeso. E qui c'è il REST debugger, ok, che io ho utilizzato per fare una prova come si fanno gli spaghetti alla carbonara, ho chiesto una cosa simile. Allora partiamo da, quindi sono partito prendendo un pezzettino del JSON che c'è nella documentazione, quindi quello che poi vediamo qua lo trovate tutto a livello di JSON, questi max token, ci sono alcuni esempi, e andando a scrivere, a cambiare la domanda con quello che mi interessava eventualmente sapere nel caso. Questo è un esempio tipico di chiamata,
Quindi avete, quindi prima vi dovete registrare al sito, vi viene data un API key e quello che dovete fare è banalmente un post HTTPS a questo endpoint, a questo indirizzo. OpenAI V1 completions, che è la parte di text completions, c'è da specificare come content type application JSON, perché quello che mandate è un package JSON. Occorre mettere leader value authorization anche, quindi content type per il contenuto della vostra richiesta, che è un JSON, non è quello di venerdì 13 come sempre, è authorization, che è un header che si accompagna con bearer e la chiave che mi hanno dato, che potete copiare, incollare, tenere un po' dappertutto. Poi qui c'è il contenuto, ovvero un JSON dove potete scegliere il model, quindi se volete usare lo stesso algoritmo che viene usato da ChatGPT, GPT-3, dovete prendere il most capable, quindi quello effettivamente è lo stesso della chat. Il modello da usare è Text DaVinci 3, quindi questo è il più ovviamente accurato, il più, come dire, istruito, detta appunto da Anacleto. Invece quello più easy è questo TextAda, che è però ovviamente più veloce, quindi ovviamente dipende sempre da quali sono le esigenze, quali sono, perché se un utente scrive una domanda e voi gli date una risposta dopo un'ora, non sarà molto molto contento, e quindi editing text DaVinci, ci sono tutte le spiegazioni, poi la parte del filtro, quindi tutto qui. Quello che dovete preparare è un pacchetto JSON con queste. Poi ovviamente nulla vieta di utilizzare, ad esempio nel caso di Delphi, i componenti standard per il colloquio REST HTTP, o crearci magari un wrapper attorno, quindi chiaramente anche qui la porta si apre a una marea di implementazioni. Quindi io ho usato REST Debugger, che è un componente, è un tool che viene fornito con Delphi. Perché? Perché all'occorrenza, nel momento in cui la chiamata, ed è una chiamata molto semplice, va a buon fine, ottengo la risposta e posso copiarmi in un'applicazione i componenti utilizzati, la loro configurazione, e quindi di fatto mettendo tutto in un'applicazione ho già un'applicazione che è pronta e abile, arruolata nell'andare a, come dire, a colloquiare con la mia ChatGPT. Quindi riprendendo quello che c'era scritto sotto, qui ritroviamo gli stessi elementi. Apriamo The REST Debugger, c'è nel menu di avvio, oppure lo trovate nei tools di Delphi. È una sorta di Postman un po' più povero da un lato, quindi non lo uso abitualmente per testare delle API, però lo uso perché c'è questa feature, cioè il copy components, che è veramente un time saver, soprattutto quando è necessario prototipare, cioè ho la mia API, voglio sapere se funziona, vado qui, provo a fare la chiamata semplice, e se ci riesco prendo i miei componenti, ho già praticamente buona parte dell'applicazione sviluppata senza scrivere neanche una riga di codice. Quindi cosa sono andato a inserire? Sono andato a inserire quello che mi viene richiesto, quindi definizione della request. Se non conoscete questo tool, usatelo almeno a questo scopo. Poi comunque da qualche timing, chiaramente non è Insomnia, non è Postman, però fa il suo sporco lavoro per certi versi. Quindi ho selezionato il metodo post, ho messo l'URL dell'API, OpenAPI V1 completions, gli ho detto che la mia richiesta è un application JSON, e qui dentro questo custom body ho messo il contenuto. Se andiamo a vedere, i token dovrebbero essere le parole che il tool è in grado di andarci
a restituire, quindi il mio payload alla fine è una cosa molto molto semplice, ovvero inizia e finisce qui, cioè c'è proprio un JSON, c'è il model TextDaVinci 003, quindi abbiamo scelto quello usato da ChatGPT, il più moderno. Prompt è quello che ovviamente l'utente scriverebbe in ChatGPT. Questo max tokens presumo sia poi il numero di caratteri che vogliamo in risposta massimo, quindi una lunghezza starà poi ovviamente al modello e al motore e all'AI scegliere, cioè non è che mi tronca poi la risposta, scegliere qual è la soluzione più adatta per darmi la risposta che stia nei parametri ma che sia più possibile esaustiva. Comunque questo max token serve appunto per regolare, se vogliamo, sbrodolate o chat. Questo temperature è un che qui poi è fissato a 0, che non ricordo se è un parametro libero, in realtà dovrebbe andare da 0 a 1. La temperatura, ovviamente tu dici ma che diavolo c'entra la temperatura col testo, se non ricordo male è un qualcosa che ha questo scopo. La chat ha la possibilità, cioè la chat, la nostra AI ha la possibilità di risponderci in modo molto esteso e preciso, oppure molto generico, però per certi scopi è altrettanto soddisfacente. Cioè questo parametro temperature ci regola quanto vogliamo la risposta precisa. In un certo caso la chat potrebbe essere cioè quanto la risposta deve essere corretta, quindi in alcuni casi a fronte di una domanda molto specifica una risposta molto corretta potrebbe essere lunga ma anche molto ricca di termini che spiegano o che descrivono magari la risposta al nostro quesito in maniera molto puntuale, e quindi c'è anche possibilità di sbagliare, cioè più lasciamo questo parametro basso più la risposta sta sui generis, cioè più rimane vago, ovvero rimane meno specifico, ma ha più possibilità di dare una risposta che è coerente con quella che è la domanda. Quindi faccio un po' fatica a trovare dei termini giusti per spiegarlo. Forse qui la max token 71, 70, c'era una spiegazione sulle note, forse non è qui perché in realtà è usato nell'overview, è usato per tutti gli algoritmi, quindi se troviamo da qualche parte dov'era? Text completion temperature setting, esatto, qui c'è una documentazione. Higher values means the model take more risks, si prende più rischi e quindi può darsi che come dire divaghi di più ma è più fantasioso, quindi sullo zero invece cerca di creare delle risposte il più possibile ben rifinite, magari non sono quello che ci aspettiamo, però bisognerebbe un po' provarli in questo tipo di RMAX sampling. Quindi diciamo che quello 0 è il numero massimo di parole, noi diciamo ok, definiscimi, dammi una definizione che sia lunga tot e il più possibile aderente a quello che ti sto chiedendo. Ah, qui abbiamo un esempio di richiesta tra l'altro e di risposta, quindi max token 7, temperatura 0, e questo è un esempio di risposta. Anche la risposta è molto semplice, ci viene dato un ID, CMPL che sta per completion, è un token, object text completion, data, questa sarà una data di creazione in epoca o qualcosa del genere, il modello utilizzato e poi le varie queste choice che sono poi le scelte con la risposta. Qui dice se questo è un test, e lui dice questo è effettivamente un test, l'indice della risposta, quindi magari ci può dare più sentence, più scelte,
e alla fine ci dà le statistiche su quello che ha utilizzato, quanti token ha trovato nel prompt. I token sono generalmente le parole, quindi quanti ne ho usati per completare, numero totale, bla bla bla. E quindi, perché questo motore di ricerca ovviamente risponde, completa, integra, cioè ha tante funzionalità, e quindi è per quello che poi lo rende molto interessante. ChatGPT è un interprete aperto, ma in realtà con diversi parametri su diverse API possiamo avere sul testo un'indicazione del sentiment, completamento di codice, completamento di testo, eccetera eccetera. Max token, numero massimo di parametri, i nuovi modelli ne supportano anche, ma l'abbiamo visto, fa anche delle risposte molto lunghe. Il prompt, il model required, quindi qui trovate, qui c'è una top in modo da poter partire da una frase più avanti, quindi scaricare magari la prima affermazione per farsi dare le successive in sequenza, oppure con uno stream. C'è l'eco per farsi restituire anche il prompt, quello che è stato inviato. Qui ci sono tutte le varie funzionalità con cui possiamo tarare il sistema. Quindi con un pacchetto semplice fatto così riusciamo a mandare i nostri dati. Quindi post, JSON, API, modello, e ovviamente nei parametri ci vuole il leader authorization, di autenticazione, che poi andrò a rigenerare, perché a questo punto qui ovviamente se avete dei proxy, se avete dei timeout da impostare potete metterli. Io sono andato qui e ho fatto un send request, ne ho fatto un working, l'API ci penso un po', a meno che non ci vada in errore perché ci sono in troppi che stanno chiedendo all'API delle baggianate come ho fatto io fino a pochi minuti fa. Abbiamo la nostra risposta, ok, ci ha impiegato quasi 10 secondi, quindi però abbiamo messo la metà della lunghezza massima che è supportata, quindi abbiamo messo un limite abbastanza alto. Chiaramente la chat che vedete, ChatGPT, è bello perché c'è il cursorino, scrive, però scrive perché si aggancia uno stream. Noi, se vogliamo la risposta, tutto quello che leggiamo man mano in realtà lo otteniamo in un solo colpo. Quindi abbiamo la risposta con il suo content land, application JSON, model DaVinci, e questi dati e questo leader della risposta, quindi abbiamo tutto quanto. E nel body andiamo a trovare quello che ci interessa, ovvero le informazioni della chat. Se parto qui a sinistra trovo appunto l'ID della sua risposta, text completion, quando è stato creato, il modello che è sempre text DaVinci, e qui text, ingredienti, 200 grammi di spaghetti, 4 uova, 100 di guanciale, 50 di pecorino. Ecco, vedete che rispetto a ChatGPT ha omesso un pochino di informazioni iniziali, cioè non ha messo, è una ricetta tipica che si, cioè avendolo io limitato, chiaramente la risposta deve essere il più esaustiva possibile per il numero di caratteri che gli ho dato come limite, e quindi è partito con gli ingredienti, diciamo, non si è perso in preamboli. Se probabilmente mettiamo il dopo e lo teniamo più lungo, ci impiegherà qualche secondo in più, ma probabilmente viene fuori con finish reason, stop, fine della risposta. Comunque è stato abbastanza, come dire, limitato, quindi in questo caso è molto mirato, quindi ci dà proprio la ricetta, ingredienti, preparazione. Chiaro che se noi mettessimo magari una temperature un pochino più alta, tipo la 09, e mettessimo un max tokens di massimo supportato da che 4096 dal modello, otterremmo, come dire, probabilmente una risposta diversa, probabilmente una risposta di errore. Ups,
Model Maximum. Ah, il massimo totale compreso al mio invio. Ok, ho capito. Sorry, non avevo capito. Quindi mi ha dato, sì, 400, quindi perché 4096 è il massimo supportato in entrambe le direzioni. Giustamente, se io gli do da elaborare un pacco di token, beh, mettiamo 4000, tanto poi comunque non arriverà una risposta così. Così abbiamo recuperato spazio. Adesso vedo se ci deve mettere un minuto, allora vedi, più è fantasiosa più mi aspetto che il tempo si allunghi. Secondo me è andato in time out, o questo time out volendo si può allungare. Adesso magari torniamo un attimo al punto iniziale, così poi eventualmente gli allunghiamo il timeout. Chiaro che se è molto gettonato, è molto utilizzato, è anche per questo che penso poi che sarà fornito. Non ce la fa. Vediamo se possiamo in qualche modo. 10.000 è un po' basso. Facciamo anche 30 secondi, perché comunque ci ha impiegato 10 secondi prima, è arrivato appena al pelo, quindi con un po' di fantasia in più. Infatti adesso ce l'ha fatta. Eravamo un time out un po' troppo basso, 10 secondi è un po' basso per. Però vedo che non ha cambiato molto. Non ha cambiato molto il testo, quindi non è che ho rimesso questo. No, questo è a posto. Quindi è stato abbastanza. Abbiamo anche un token quote, abbiamo anche delle quote, c'è il caso che poi tra un po' ci faccia un bel dito medio e ci dica: caro, basta, hai esaurito le tue chiamate, perché anche se stiamo utilizzando un API abbiamo una chiave non per nulla, quindi vabbè, la risposta l'abbiamo ottenuta, poi lascio sperimentare. Quindi vogliamo portare un'applicazione Delphi, se volessimo essere RAD, ma proprio veramente RAD, copy components, i seguenti componenti sono stati copiati. Questo è un po' il valore aggiunto di questo tool, il fatto di copiarvi i documenti, già i componenti, scusate, configurati per fare la chiamata, esattamente come è stata fatta qui. Li copio nella clipboard. Questo cosa vuol dire? Che se noi andiamo qui e facciamo una bella, ad esempio, VCL application, poi magari, anzi, facciamo una multi-device application. Così facciamo lavorare un po' la GPU. Magari con un tab, for tabs no, facciamo un linear footer con navigation, con two tabs. Ma sì, dai, buttami dentro questo, così vediamo. GPT. Allora, dopo ChatGPT, Delphi GPT, sembra giusto. Vabbè, poi il nostro obiettivo poi è solo fare qualche sperimentazione, nulla di più, quindi ok, siamo qui. Quindi abbiamo detto, torno a rimettere
P-Components, qui qual è il nostro vantaggio? Adesso non li incolliamo magari qui, però ci aggiungiamo un data module, ok, lo andiamo a salvare, lo chiamiamo allora Delphi GPT Modules Client, chiamiamolo Client Module e incolliamo i componenti, eccoli qua. Abbiamo i nostri componenti, abbiamo il REST Client che generalmente configuriamo con un endpoint generico per andare a chiamare un API e tutti gli eventuali suoi endpoint. La richiesta, poi forse gli URL vanno un attimo aggiustati, la richiesta che rappresenta magari una risorsa o comunque una risorsa è un comando HTTP da eseguire, e quando viene eseguito nella response vengono ovviamente incollati i risultati, quindi qui dentro abbiamo la nostra risposta, poi potremmo metterci un data adapter, andare a caricare una memtable, andare a fare tutte queste cose, però la cosa carina è che anche qui possiamo testare le nostre API anche in fase di progettazione. Salviamo questo modulo, ecco qui vedete che c'è il... avevo fatto il profilo, vediamo se... Marco Twitch, esatto, così è un po' più comodo per vedere. Ecco, ad esempio qui questo è il REST Client, questo è il base URL, questo è l'API. Noi potremmo mettere openapi.conv1 e mettere questo nella request, perché di fatto la richiesta riguarda una risorsa. Magari noi abbiamo un client per questo OpenAI e questa è una delle tante richieste che possiamo fare. Timeout l'abbiamo lasciato 30 secondi, che tra l'altro è il default. TLS 1.2, perfetto. Qui possiamo mettere un nostro user agent, possiamo mettere Delphi GPT client, chiamiamolo così, ok, e questo è il nostro client. Quindi dicevamo, prendiamo magari questa parte finale del percorso, ok, che andiamo a togliere, andiamo a metterne la richiesta, ovvero la richiesta ad esempio la resource sarà completion, cioè della nostra API basata su AI. Andiamo su completion e è una richiesta di tipo post, quindi qui nel parameter list troviamo i vari parametri, di cui uno è il request body ed è il JSON da andare a completare, l'altro è il leader authorization per il bearer token. Il content type non è qui, ma è direttamente una proprietà. Dov'è? Dovrebbe essere qui da qualche parte, una proprietà, l'ha imposta poi di default in automatico. Qua c'è JSON. Ok, questo è l'accept, però dovrebbe esserci... Vabbè, che è il parametro probabilmente che... content type, eccolo qua, request body, andiamo a mettere il corpo della richiesta e quindi diciamo di che formato è, quindi content type. Qui c'è il nostro value, do not encode, list array, qui ci sono altre cose per parametrizzare ovviamente sempre la richiesta. Il componente request è collegato a un componente response su cui verrà messa la risposta una volta completata la chiamata. Al momento è empty, ma se noi vogliamo testarla anche da lead, quindi abbiamo il client con l'indirizzo di base e le opzioni tipo proxy, timeout e tutto quanto. Request che fa riferimento alla risorsa completion completamento di test ottiene gli stessi timeout e butta nel componente response la risposta,
questo nel point, i parametri li abbiamo già visti, e nella response finisce la risposta. Quindi se andiamo sulla nostra request qui e facciamo un execute, aspettiamo qui 10 secondi, io intanto bevo, e se ci dà l'ok dovremmo ricevere la stessa risposta poi di prima. Ecco che è arrivato l'ok, quindi vuol dire che la response è arrivata e l'ha messa qui all'interno di response. Contenuto 1145 byte, andiamo ad aprirlo e ci troviamo qui dentro, non formattato al momento, ma lo potremmo anche formattare. Impiattate gli spaghetti a carbonara, servire subito, se vedete c'è il JSON che arriva dalla risposta. Quindi abbiamo testato direttamente in fase di progettazione il funzionamento della nostra request. Come possiamo farci un'applicazione attorno? Beh, qui c'è già il template, ha già imbastito, molto, insomma, un po' bruttarella, ma va bene. Il tab control con un footer, ok, io non vorrei far uso, beh, il footer diciamo che non lo utilizzo, e anche la navigazione, diciamo il back sì, ci può stare, però tanto la vado a risalvare perché avrà sicuramente un nome che non mi piace. Delphi GPT Forms Main Pass, quindi questo è il nostro main form. Object Inspector, andiamo a cambiare nome, chiamiamo main form. Caption Delphi GPT Client, well. Chiaramente questa è una forma di un'applicazione che possiamo lanciare su Windows. Grazie Object Inspector, puoi levarti dalle scatole, grazie. E il compilatore che ha scelto al momento è quello di Android, ma se io prendo Windows, ok, e lo lanciamo, lo vediamo partire su Windows, quindi facciamo run senza debugging. Perché si chiama Header Footer Navigation, ok. Vediamo questa roba qui. Cioè abbiamo due tab navigabili, al momento vuote. Caption tab item 1 e dentro due interfacce. Ecco, l'idea sarebbe mettere qui il contenuto della domanda e poi mettere dall'altra parte la risposta. Però questa è un'applicazione che funziona proprio tranquillamente su Windows. Ok, quindi vediamo un po' di codice e quando saremo ovviamente a supponendo, scusate, di metterla su Android, avremo questo aspetto, quindi già più androidiano. Ci manca tra le piattaforme, magari abbiamo anche Linux volendo, con grazie a FMX Linux, quindi possiamo utilizzare su Linux sia con una sorta di proiettore HTML5 oppure con un'interfaccia effettivamente visuale a tutti gli effetti. Tra l'altro penso di avere Ubuntu emulato, non penso che funzioni così a cuor leggero perché ho più SDK, però se gli vado a prendere forse un altro SDK, che questo è quello di PA Server, Edit Connection, si collega, ok,
set as default, abbiamo anche VSL, il subsystem Linux di Windows, e lanciandolo dovremmo riuscire a vederlo. Un po' che non lo uso, quindi forse non è neanche configurato, però l'ho provato una volta sola, però ho già installato più volte Delphi, quindi non so se ce la fa a lanciarlo. Infatti dice, guarda che PS Server non è in funzione. Vabbè, questo magari lo proviamo dopo. Intanto facciamolo girare su Windows. Title Action, poi lo proviamo anche su tutte le altre piattaforme. Allora, c'è un po' di roba, penso che si possa tranquillamente togliere. Ad esempio, possiamo andare a eliminare questo pulsante. Qui non voglio vedere il cambio, la selezione dei tab. Tab position. E non mi ricordo come si fa. Però magari la vado a pescare dopo. A eliminare tab visible, tab position. Però c'è già un none, quindi forse me li fa vedere. Sì, forse me li fa vedere solo design time per poterli selezionare, perché invece c'è dots, invece con none proprio non lo vedo, mi serve solo per la navigazione. Chiaramente l'ideale sarebbe un magari un frame stand, un componente, qualcosa del genere. Poi proviamo anche magari qualcosa di asincrono, o quindi andiamo a vedere. Quindi Send Custom Action, mette il tab control, mette il testo della tab, oppure mette una stringa vuota. Qui lo fa partire alla prima tab. Qui intercetta sul form la pressione di alcuni tasti come l'hardware back, in modo da poter andare sul primo elemento. Ok, quindi c'è un po' di codice di contorno, ecco, nulla di particolare. Andiamo ad aggiungere qualcosina, ovvero abbiamo la prima tab. Allora, questa la chiamo main, anzi GPT action list. Abbiamo il button back, main form, next tab action, previous tab action. Questi, ma sì, questi potrebbero essere utili, perché non ci sia, perché potremmo richiamarli direttamente come, aspetta che lo metto in design, così riusciamo a progettare un po' meglio. Oh. Quindi tab control, diamogli un nome. Allora, main tab control. Abbiamo una prima schedina, che è quella del prompt tab item, quindi la scheda del prompt, e questa è la scheda del choice o response, o come si chiama, tab item, oppure response tab item. Non so se c'è un termine tecnico di request body. Beh sì, la completion, completion, ma sì, lasciamolo come response. Quindi abbiamo questi due tab, la top toolbar, ok, ci sta, button back ci sta, title, questo magari la chiamiamo title label, col titolo, back button. Ecco, magari al posto del
No, anzi, va bene così, va benissimo. Top toolbar, GPT action list, title action, ok, per fare l'update, va bene. Previous tab action, va bene così. Anzi, tolgo quel numero, tanto non ne metteremo altre. Allora, qui la nostra interfaccina, andiamo ad aggiungere banalmente magari un controllo meno che chiameremo prompt memo, lo andiamo a allineare al client, ok, in modo da poter inserire, ecco, magari mettiamogli, c'è modo di vedere show scroll bar true, perfetto, di vedere solo la scroll bar magari orizzontale. Enable scroll true, cursor beam, check case, check spelling. Qui ci sono ovviamente tutte le focus effect, mouse wheel, selection. Potremmo renderla anche nativa, quindi lasciamolo così, tanto poi non scriveremo mai, penso, testo troppo lungo. Ci aggiungiamo, visto che ce l'abbiamo già, un bel pulsante, non dentro il memo ma dentro il tab, da allineare al fondo, ok, non c'è un bottom, va bene, però questo lo uso per inviare il nostro testo, quindi vediamo se abbiamo uno stile da poter utilizzare. Potremmo usare il check, c'è questo escape che in realtà sembra più un invia, quindi mi piace già di più, lasciamolo lì, ok, quindi name send button, send prompt, send button, va bene. Facciamo anche una azione, ok, che chiameremo send l'azione. Sono tutti i comandi che abbiamo a disposizione una videata, quindi avremo una send action. Come testo mettiamo invia, ok. Come eventi potremmo aggiornarla dicendo che la send action è abilitata se il prompt memo.text length è maggiore di 0, se abbiamo del testo da inviare. Nel momento in cui andiamo a eseguire questa azione, cosa facciamo? Andremo a chiamare la nostra API, invia il testo alla API, text completion API, l'API, punto. E magari ci facciamo poi un metodino, questo si chiama main tab control first. Sì, non ho usato refactoring perché sono stato cattivo.
Ok, tab text, perfetto. Andiamo a mettere il testo da vedere sui tab, così. Text. Prompt, scriviamo prompt. E qui nella response scriviamo risposta. Ok. Così abbiamo nel titolo queste due informazioni. Ok, come invochiamo l'API? In realtà dovremmo andare a comporci il pacchetto. Allora, intanto facciamo così, andiamo nelle nostre opzioni e accertiamoci che all'avvio della nostra applicazione vengano creati il client module, magari prima, con le funzioni del nostro client, della nostra API e il main form. Ok, così questo modulo lo abbiamo a disposizione. Questo lo chiamiamo, diamogli un nome, GPT client. GPT client. Oppure anche API client. Questa è la request alle completions, quindi completion request, e questa è la response, è la completion response. Perfetto. Quindi cosa facciamo? Nel momento in cui andiamo qui potremmo mettere una cosa del tipo procedure send prompt const, in realtà più che una procedure è una function, la stringa è la risposta e questo è il parametro d'ingresso. Ok, qui all'interno cosa facciamo? Prepariamo la nostra request. Quello che in realtà dovremmo fare è utilizzare anche le funzioni di system.json, Bison al momento non mi serve, per creare il body, che è un JSON object, possiamo farlo anche direttamente qui. Body è un JSON object create, ricordiamoci di distruggerlo alla fine. Fatto come? Lo possiamo prendere dalla nostra richiesta. Adesso qui faccio una clear dei dati di risposta che possiamo conservare come esempio, ma in realtà, ok, qui abbiamo tutte le nostre informazioni, quindi facciamo un view as form. Il pacchetto che noi dobbiamo creare è questo qui. Beh, parte, ritorni a capo, quindi dobbiamo fare un add pair, mettere il model, sarà una stringa con text DaVinci 003. Ok, body add pair, abbiamo il prompt e questo è quello che ci viene da fuori. Poi abbiamo max tokens, al momento lo metto io qui fisso a 2048 e poi abbiamo la cosiddetta temperature
che è più un float, lasciamola magari un valore intermedio, qualcosa del genere. E questo è il nostro corpo. Qui la request come parametri ha un po' dei valori. Chiaramente potremmo creare direttamente tutta runtime, e magari lo faremo pure, e lo chiamo body, magari un po' più comodo. Ok, completion request, parents, parameter by name body, as no scusa value l body to JSON thing. Quindi prendiamo il nostro oggetto JSON, creiamo il pacchetto JSON, lo impostiamo come quel parametro e poi lo spariamo. Creata la richiesta, completion request, execute, e nel momento della risposta avremo nella response la risposta che ci dà il tool, che è fatta così. Mi copro solo i primi pezzettini perché qui c'è il bla 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 bla, quindi diciamo che la maggior parte di questa roba non mi interessa, però abbiamo response, scusate, abbiamo il abbiamo già un JSON value, perfetto, che è questa struttura qui, che è un object, get value JSON array, prendiamo il primo elemento, get value, anche qui potremmo giocarcela un po' così come codice. Ok, quindi in realtà non so se ho scritto giusto, ma poi aggiustiamo. Quindi ok, questo è il nostro valore, che diventa anche il valore di ritorno della funzione. E quindi a questo punto siamo pronti per andarlo a recuperare di qua. Di qua mettiamo magari un memo anche nell'altro tab. Se lo rendi quello attivo, fai un favore, grazie. Quindi avremo una response tab item, avremo il nostro choice memo o text memo, che dir si voglia, quel che l'è, come si dice, e ok, poi torneremo eventualmente indietro con il tasto che utilizziamo là in alto. Quindi che facciamo? Torniamo alla nostra send action, utilizziamo la unit che contiene i componenti client, il nostro client module. Viene creato come abbiamo configurato l'avvio, quindi send prompt, andiamo dal nostro prompt memo, prendiamo il testo, lo inviamo e il risultato lo mettiamo sul choice memo, che è il memo che sta dall'altra parte. Ok,
Dopodiché mettiamo un impostiamo, facciamo andare al controllo sul next. Go to visible tab, però vorrei che si muovesse col transition, però ok, ce la farà. Tab transition, abbiamo lo slide. E poi quando di là torniamo indietro, facciamo il back, torniamo al first. Questo tab control 1. Ah, ok, c'erano ancora. C'erano alcune parti non ancora. Questo spostiamolo in questo modo, questo seleziona il primo tab, quindi partiamo dal primo, ci spostiamo sul primo andando indietro, quando inviamo il prompt otteniamo il risultato, visualizziamo, ci spostiamo sull'altro tab, poi torneremo indietro, a seconda del tab qui visualizziamo, la roba la mettiamo lì, visualizziamo il testo di intestazione della tab. Altre cose direi che qui non le dobbiamo aggiungere. Proviamo a vedere cosa succede. C'è un'interfaccia molto molto semplice ovviamente, ma come dire, siamo sul prompt, possiamo tornare indietro e qui scriviamo spiegami che cos'è il linguaggio Delphi, che è quello che abbiamo, e mi sa che ho cannato l'azione di update qui, mi è venuto in mente adesso che la mia send action update è abilitata, no giusto, action enabled quando from memo text length è maggiore di 0. No, non ho agganciato il tasto, allora probabilmente sì. Ah, ho agganciato ancora previous, quindi send action. Avevo creato il comando, ma non avevo agganciato il tasto al comando. Proviamo. Spiegami cos'è il linguaggio Delphi. Adesso è attivo questo, quindi lo vado a pigiare, qualcosa sta facendo e sta aspettando anche il discreto tempo. Tempo e linguaggio di programmazione visuale, ambiente di sviluppo, la versione moderna, uno strumento intuitivo. Ok, preferirei che ovviamente si sviluppasse in verticale con queste scritte, però questo testo è arrivato, ha messo due ritorni a capo, non so perché, questo direi che, però arriva dalla chat perché li vedo sempre, quindi non so perché li mette da un certo punto di vista, però abbiamo avuto la nostra risposta. Facciamo un back, torniamo qui e a quel punto possiamo chiedergli qualcos'altro, che ne so, che tempo farà domani? Non mi aspetto che conosca la risposta a questa domanda. Non è possibile prevedere con precisione il tempo che farà domani. La previsione del tempo è scienza complessa
è imprevedibile, quindi non c'è modo di sapere esattamente come sarà il tempo domani. Tuttavia, è possibile consultare la previsione del tempo per un'idea di approssimativa di come potrebbe essere. Molto political, ma effettivamente è giusto, anzi. Si basa su informazioni del passato, come potrebbe sapere il futuro, diciamo, quindi si vuole solo avere la scroll bar. Comunque adesso gliela abilito in ok. Detto questo, vediamo se riusciamo. Ho paura di non aver RAM a sufficienza, però potrei andare a recuperare il mio Android muletto e provare a trasferire questa applicazione su Android e provare a testarla magari lì sopra. Vado a recuperare un attimino il dispositivo, quindi mi metto in pausa un attimo e torno subito istantaneamente. A un secondo, proprio ci metto un secondo. Spero che se lo trovo subito, altrimenti mi sparerò, ma ci vediamo tra pochi secondi. Ho trovato, come suol dire, abemus, molto bene, serve, però serve anche l'USB, fine prova contraria, giusto. Eccolo qua, caso volle che ne avevo una pronta. Così possiamo testare il cross platform. L'applicazione ovviamente è brutta, come direbbero in inglese, stupid as. Allora, colleghiamo il mulettino. Ok, eccolo qua, c'è la notifichetta che arriva. Dovrebbe essere già operativo, però c'è la modalità non so perché c'è Spotify. Trasferisci file, solo carica, non mi ricordo in che modalità dovrebbe essere per supportare il debugging, ma adesso provo a agganciarmici con il tool, il mitico scr copy. In realtà, se tutto va bene, dovrei poterlo vedere anche qui se do un refresh. Quindi la modalità non è probabilmente quella giusta. Trasferisci file, vediamo se. Consenti debug, ok, ci mancava la spuntarella consenti debug, il maledetto salutino da Birra Media, ciao, benvenuto, ci stiamo divertendo con ChatGPT mandandogli domande, ma da un programma fatto da noi, abbiamo testato su Windows e adesso andiamo sul mio Honor di battaglia a provare. Che ormai forse non supporterà neanche più l'SDK,
vediamo se ben arrivato, come va, tutto bene, vediamo se riesco. Ora, ecco, ecco il mio telefunken, che tra l'altro mi sta pilotando la playlist da Spotify, super telefono con un sacco di... Ci avevamo tra l'altro già installato il gioco, l'anime, l'app, ho avuto lotto il 10, esattamente come me, anche io sono considerato il prezzo, considerato tutto. Qui abbiamo ancora l'applicazione dei cocktail che abbiamo fatto in un altro live, dove andiamo a cercare il cocktail. Abbiamo scritto Margarita, Blue Margarita, Strawberry Margarita, Ordinary Drink, e cliccando andavamo a caricare con uno stile terribile, bruttissimo, però la foto con tutto quanto. Tornando indietro si tornava alla ricerca e poi con ulteriori back si chiudeva l'applicazione. Quindi fantastico, vediamo se riusciamo a metterci questa, perché c'è un update, è rimasto un po' indietro con la versione di Android più scivoloso. Io ci mettevo la cover, peccato perché dietro ha sempre avuto una fantasia fantastica, però se lo mettevi sul divano ti sembrava fermo, ma in realtà c'erano dei micro movimenti anche senza vibrazioni, cioè scivolava il dorso in una maniera impressionante. Quindi devo selezionarla come piattaforma, però se no non ce la farò mai. Lanciamolo, vediamo se riusciamo a fare una run di questo programma. Ha un nome un po' bruttarello, perché c'è un... Allora, poi dovrò ripulirlo un po'. T-JSON Array, no, c'è un get XML values. Forse c'è qualcosa che non va nel manifest. So perché mi era già capitato di aggiungere questo, non mi ricordo cos'è che non gli piaceva. Line 21, position 2, vediamo se lo becco. Ma non si direbbe che sia questo. Questo però è solo un template, quindi non mi ricordo che patch avevo fatto adesso, le provo. Mi sembra che il problema fosse qui nel manifest o in qualcosa del genere, c'era qualcosa che non riusciva a espandere, ma devo adesso è partito, ferma tutto. Forse trovato quella buona. Allora, run without debugging, linking, no, non gli è piaciuto lo stesso. Come mai non gli è piaciuto? Grazie per il follow a Mantovani G, benvenuto. Stiamo cercando di far funzionare
su Android che l'SDK non l'ho guardato e quindi non mi sono preparato. È un po' che non faccio un micro deploy. Su Android, e quindi sono un po' arrugginito. Dal più vado a vedere qualche live precedente. Mi ricordo che l'avevo risolto queste cose qui, forse non. Forse ce la fa. Fatta, quindi ho tolto la parte giusta. Non so come mai, però dovrei reinstallarlo. Quindi il telefono ce l'ho ancora? No, è morto. No, c'è ancora. Quindi proviamo ad andare in run. È il progetto del cocktail, chissà dove l'ho messo, ma li sto mettendo tutti. Sto creando anche una sorta di indice delle live e a presto arriverò con novità, quindi, perché a un certo punto ho smesso anche di pubblicarle, quindi vediamo, qualcosa si vede. Allora, prompt, ma posso usare anche la tastiera del mio computer se uso questo tool. Come si fa? Stavo di mettere una cosa sconcia, però no, dai, stiamo su la besciamella, vediamo, come fa la besciamella, questo lo so pure io. Se gli metto uno smile, no, non esageriamo. Ok, quindi premiamo il tastino. Ah, voi non vedete una parte, c'è il tastino qua sotto. Adesso lo vado a cliccare col dito sul telefono, si dovrebbe vedere il cerchiolino. Pap. Dovremmo aggiungere un'animazioncina per essere un po' più fighetti, quello ci sta, soprattutto sul mobile, perché se impiega un po' di tempo e l'app rimane bloccata. Almeno qui si legge un po' meglio, quindi dovremmo, come dire, aggiungere un po' di. Problema è che deve andare a capo Word Wrap, devo sistemare un po' di. Fatti fare un programma Delphi con l'Xbox e un bottone. Sì, cioè adesso io ho usato i memo perché sono le cose più veloce. Scioglie il burner che ce l'ho a fuoco basso, è giusto. Fino a tenere un composto omogeneo, aggiunge gradualmente il latte mescolando in modo da formare grumi, quindi creando un roux. È Masterchef domani sera, quindi piccola sale grattugiata di noce moscata. Beh, dai, comunque è sul pezzo, diciamo che non va il pressure test, potremmo dire. Ok, dai, funziona anche qui e quindi potremmo dire che un po' di soddisfazione ce l'abbiamo. Spremo ancora indietro, ok, chiude l'applicazione, è giusto. Importante che venga intercettato dall'evento a livello hardware, perché altrimenti me la chiude sempre e non è bello che io sono sulla risposta, faccio indietro e mi sparisce l'applicazione. Quindi bisogna essere proattivi, pro responsivi. Diciamo che qui dobbiamo cambiare un po' i settings del testo, perché devono essere un po' più adatti al. Poi ce lo mettiamo nativo, secondo me facciamo prima. Keyboard type, oh, che bello, si può scegliere la tastiera, si può scegliere tutto. Scroll, non vedo però molte. Control type, io quasi quasi non metto platform. Lo metto platform, così è più. Come dire, sta succedendo, c'è il tablet che mi sta per morire.
e magari anche l'altra, la Choice Memo, mettiamo platform, così si dovrebbe, magari anche su Windows diventa un pochino più gestibile, non lo so. Quindi caret, color, intervallo, ok, ci sono tutte le bounce quando arriva in fondo al testo, che fa quegli effetti di rimbalzo, di scorrimento, e quindi conta magari più sul mobile. No, in realtà però ho Skia installato, quindi potremmo fare SK Animated Image. Ok, metto un'immagine animata non sul tab ma sul form, ok, che faccia da loader image, e dentro ci carichiamo animated, quindi come source posso usare anche così i mitici file Lottie, che non è sempre quello che gioca a golf. Lottie loader, vediamo se ne trovo uno. Lottie files sono dei file JavaScript che definiscono delle forme vettoriali e delle animazioni, quindi sono dei file JSON un po' particolari. Qui in questo sito ce ne sono, prendiamone una. Questa forse è un po' invasiva. Ce n'è qualcuna che richiama un po' il fatto di un thinking, visto che parliamo di AI, potremmo anche trovarla, come dire, in tema da questo punto di vista. Però vabbè, ci potremmo, ecco, questo che vomita testo magari. Ma dai, non è così bella, ma questo sembra un'altra cosa, quindi questo è un po' 3 minuti, no? Questo è troppo lento, è troppo lento. Mettiamo un loader, vediamo se c'è qualcosa in tema artificial intelligence. Beh, questo non è malvagio, eh? Anche questo non è male, ma questa mi piace abbastanza con questo omino simpatico. Facciamo un download. Lottie JSON, però avete anche tanti altri formati, quindi ok. Caricato, lo ha scaricato, lo carico direttamente qua, così, ecco, qui è un po' più performante, come ok. Quindi questa è la mia immagine e la dobbiamo allineare al content in modo che copra un po' tutto e che stia anche sopra tutto, quindi però normalmente non sarà visibile. Quello che noi facciamo è qui nel client una piccola modifica, ovvero invece che questo execute possiamo fare un execute async, ovvero dirgli di eseguire in modo, esatto, l'astronauta è bellissimo, dirlo di eseguire in maniera sincrona, quindi partirà un thread che farà le sue cose e quando ha finito completion handler di proc, quindi va a chiamare una nostra procedura. Quindi qui mettiamo completion handler di procedure, facciamo un sync, sinchiamo le funzioni, procedure è proprio no parameters, quindi 0 di 0. Ok, dovrò trovare un modo di salvarmi il risultato, mi viene da dire. C'è anche completion handler with error,
Però facciamo tutto da questo. Bien, 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 bien. Execute sync. Che facciamo? Allora, facciamo così. In realtà poi no, ho detto una vigliaccata, perché qui noi potremmo farci passare un procedure con una stringa. Ok. Perfetto. E io la metto qui, la mia procedure anonima, ovvero faccio una procedure begin end. Questo è il mio completion editor. E qui dentro cosa vado a fare? Vado a prendere la risposta, quindi var l text, il testo della risposta che ho ricevuto. Ok, e chiamo il completion handler passandogli questo testo. Qui ci sono anche altri parametri, ma spero che non so quali sono i default, però spero che find declaration, se non mi ci porta, forse la sintassi non è corretta. Beh, proviamolo prima un attimo su Windows, altrimenti ci mettiamo. Ah, tra l'altro dobbiamo abilitare Enable Schema. Dobbiamo fare il deploy anche su Android della parte di Schema. Proviamo su Windows prima. Mica parato, il compilatore è un po' più sveltino, giusto giusto quel tocchettino. E poi non mi compila perché devo adeguare la chiamata dall'altra parte. Allora, intanto devo trasformare questa in una procedure, perché così eliminiamo anche l'attesa. Quindi non abbiamo più un valore di ritorno, ma abbiamo un callback. Questo è il succo del discorso. Quindi nella mia send prompt io non avrò più questa parte, ma gli passerò come parametro una procedure con un text di tipo stringa begin. Queste parentesi messo, e solo qui dentro andremo a mettere come testo questo. Ciao Dianan73. La difficoltà, sì, ti bene, sono seduto bene, sono storto solo nella testa, ma ah, ti sei mangiato una parentesi, mi sa. Ok, adesso dovrebbe essere quasi a posto. Questo non ci vuole perché è anonimo. Secondo me non vuole questo. Mi da dire. Ok. Perfetto, c'è anche un warning perché vuole System Generics Collection. Adesso gliela aggiungiamo, così abbiamo una compilazione, come dire, ultra pulita. System Generics Collection. Buonasera, finalmente uno streamer delfista. Oh, questo è una cosa che mi piace leggere più di. Ma come delfista? Quindi. Ma che Delphi c'è ancora? Sì,
Sì, stiamo provando con ChatGPT, in realtà l'abbiamo, siamo già riusciti, però l'applicazione fa un po' ribrezzo perché ha bisogno di... Ah, mi sono dimenticato di andare in maniera un po' più asincrona, un pochino più... allora, l'immagine ce l'ho, l'ho resa solo non visibile. Ok, quindi facciamo in modo che quando parte la richiesta noi la si faccia vedere, quindi facciamo loader image visible true e quando la richiesta è finita false. Beh, qui ci potremmo spostare, spostiamoci, va bene così. Ok, vediamo se funziona. Chiedo come guadagnare vendendo peli di gatto, no? Uno ha chiesto come dipingere un gatto, visto che siccome ho il gatto qua vicino. Ma non vedo l'immagine, non ho visto l'immagine comparire. Come mai? Sotto sta girando, eh? Strano, l'ho messo come content, come si prepara il margarita, esatto, così ce l'abbiamo. Le basi di lavoro sicuramente in una superficie in buona illuminazione di uno schizzo del tuo gatto. Ah no, ma io volevo dipingere il gatto vero. Ok, scherzi a parte, perché non sei comparsa? Visible true, visible false, a meno che non sia passato in secondo piano, oppure in realtà start animation non è partita l'animazione, no? Non ho capito come mai. Ah, magari poi forse questo viene via. Aspetta che guardiamo tutte le proprietà, perché qui c'è qualcosa che mi... Perché magari quando ha finito questo viene giù. Però l'abbiamo usato subito, quindi è un po' strano, eh? Farà un bring to top o qualcosa del genere. Ci rimaneva questo, c'è un red draw, ora anche uno show, start. Ah, ma è qua. Allora, loop è già true, enable è già true, start, vabbè, loop dovrebbe andare all'infinito, quindi start, bring to front, proviamo così. Che ne so io perché non va.
Allora, come si ma sei Marco Breglieri, non ci credo, scusa, ti avevo riconosciuto. Il mito tra i delfisti, se non è il tuo podcast. Ah, è grande. Eh sì, purtroppo sono io. Purtroppo sono lui, sono esso. Come si fa il mar... ma scrive Margarita, così? Margarita? Beh, mi correggerà magari, come... perché non vedo il... Grazie per la subscription. Due parti di tequila. Ok, quindi è lui. Allora perché non vedo l'animazione? Dannato. Qui c'è qualcosa che non mi... Grazie per... non so se la iscrizione di YouTube... l'abbonamento, perché io non incentivo quasi mai gli abbonamenti, tanto sono per diletto, quindi sono qui per diletto, per cui allora la ricetta è arrivata, però non riesco ancora a vedere l'immagine e non riesco a capire cos'è che mi manca. Sub è il minimo. Beh, grazie mille in tal caso, come si dice. C'è qualcosa che non funziona. Perché? Eppure è strano, perché noi, come dire, la portiamo in primo piano. La portiamo in primo piano. Come mai non va? Dunque, qual era quel metodo? Recalc. Recalc size. Era questo che avevamo usato già un'altra volta. Sì, al momento poi lo metterò, un'applicazione molto semplice, però sono rimasto un po' indietro con le pubblicazioni, ma sto facendo, diciamo, lavorando un sitarello personale dove ci saranno tutte le live più o meno rilevanti che sono state fatte, e anche in certi casi fa scaricabile. Avevo messo su GitHub, ma poi diciamo che diventano un po' difficili da gestire, anche perché non sono esempi che tengo magari aggiornati, ecco, se non in un futuro che possono tornare comodi. Adesso gli scrivo prova, non scrivo nient'altro, vediamo. Niente, non lo vedo comparire. Questo mi strugge. Una prova, un esercizio, una serie di esercizi. Grazie. Che facciamo? Proviamo su Android magari. Comunque sì, l'idea poi è renderlo disponibile. Quindi una volta, a meno che non ci sia qualche problemino, cerchiamo in giro. Allora, Schia, Delphi, Animated Image, Lotti, not visible, un po' troppo generico forse. Ah, però potremmo guardare nei source, nei demo, forse qui nei demo FMX, che non è questo. Potrebbe essere dovuto al parent dell'immagine, ma il parent è il form, mi sembra.
meno che spero di non averlo spostato, anche perché poi, cioè, adesso non è visibile, se faccio visible, cioè compare, quindi perché compare e poi, cioè perché a design time funziona e a runtime no? E il parent è il form, allineato a content dovrebbe andare soprattutto, l'unica variante che mi viene in mente è che i memo sono platform, però sono platform anche adesso, ma ancora però non ho lanciato il programma. Bene, faccio questa prova, solo a non mettere control type styled e lasciando lo stile sul memo. Non vorrei che ci fosse un problema di zeta order, perché magari compare ma è trasparente, lo vediamo, la parte centrale è quella che ti interessa, ma stando sopra al memo, adesso ci riprovo, prova. Qui c'è un problema di Z order. Pa. C'è anche un problema che non arriva più la risposta. Sta mettendo un sacco di tempo, dovrei spegnere qualche pulsantino, giusto per... Mi sa che è andato in errore, anche perché non gli ho messo il callback sull'errore, quindi... Però direi che abbiamo scovato il problema, perché era giusto... Oh, adesso ce l'ha fatta. Prova un termo usato per descrivere il riconoscimento di un assunto, mi sa che non ha riconosciuto il mio italiano, però adesso ha funzionato, quindi Z-Order l'abbiamo risolto in FireMonkey, però c'è da dire che questo è un animated image, qui siamo su Skia, quindi il problema potrebbe essere di Z-Order di Skia invece che di FireMonkey. C'è questa piccola rogna. Vabbè, tanto non è che mi abbia dato dei gran vantaggi, per cui, come dire, una cosa che dovremmo fare è disabilitare anche l'azione e il resto, però vabbè. Lo riprovo giusto per scrupolo anche su Android, perché abilitando il progetto Skia nel deployment dovrebbe aver aggiunto le librerie, eccola qua, la simpatica Skia dir lib k, che dovrebbe abilitare Skia anche su Android. Effettivamente ho fatto un sacco di applicazioni tutte multi device, ma ancora non ne ho buttate su nemmeno una con Skia, ma non vedo perché non dovrebbe andare. Track, fregati tutti subito. Adesso proviamo a compilarlo. Qui è morto il telefono. Ok, adesso si è ripreso. Vediamo intanto se riesce a fare il deploy. Avere un muletto disponibile con questo programmino che fa vedere. Ok, forse the deploying. Sì, la compilazione e la programmazione, cioè andando proprio su Android, è un po' più lenta, però è interessante riuscire a fare un test su Windows e poi poter andare su
fatto che c'è anche la preview, come si vede dal menu. Beh, sta impacchettando, c'è il pacchi di Natale in differita. Signing, aligning, installing, launching, running, debugging. Ok, forse ce l'abbiamo fatta. L'applicazione è partita, prima puoi vedere se funziona. Allora, gli scrivo, scriviamo, scrivimi, no, che uso la tastiera, scrivimi un saluto per tutti i partecipanti alla mia live su Twitch. Così andrà poi in errore. Puff. Ciao a tutti, spero che stiate passando un buon momento e che vi stiate divertendo durante la mia live su Twitch. Grazie per essere qui e non vedo l'ora di parlare con voi. Ah, non gli ho detto che è un saluto di fine. Magari se gli aggiungo finale. Il robottone. Grazie a tutti per aver cambiato i tempi verbali. La mia live su Twitch. Spero che siate stati bene, che abbiate trascorso, ha messo tutto al passato, però abbiate imparato qualcosa di nuovo, io sicuro. Mi auguro una buona giornata. Peccato che, vabbè, non può avere, non può avere il fuso di notte, però su Twitch come lo scriverebbe Dante Alighieri. Mi piace prenderla un po' in giro con queste. Comunque il robottone ci sta bene. Poi la live non rende perché c'è. Ma no, è come con affetto Dante Alighieri. A tutti voi, cari partecipanti della mia su Twitch, vi auguro un profondo benvenuto e mi invito a ricordare che la vita è un dono prezioso che dobbiamo sfruttare al meglio, che la grazia divina sia sempre con voi, che possiate trovare la vostra strada verso la felicità. Con affetto Dante Alighieri. Vabbè, l'ha firmato Dante Alighieri, però dai, il tono c'è, è un Dante Alighieri formale, quindi è come Dante Alighieri avrebbe scritto, mandato una mail mentre faceva la pausa per scrivere la Divina Commedia. Beh dai, non male, non male, direi. Divertente finché è aperto. Quindi immagino che questi posso eliminarli. Beh, questa forse no, perché quantomeno riparte dall'inizio, però questi non erano loro il problema, quindi. Ma ce li lascio perché è un rafforzativo, magari metti che mi scappi un po' in secondo piano, in questo modo poi sistemerò un po' di cose sul memo per capire cosa c'è che non va e vedremo le varie cose. Ok, qui c'era la carbonara, perfetto. Adesso mi sposto di nuovo qui, visto che, come si dice in questi casi, si è fatta una certa, come si suol dire. E andiamo magari a vedere se c'è qualcuno da raidare, perché ci piace nel frattempo. Questa sono io che non si dovrebbe sentire. Mannaggia. E vediamo se c'è anche qualcuno che sviluppa, ma mi pare di no. Sì, c'è sviluppo software e giochi, c'è Benchio, qui tutti a giocare, non c'è niente da fare, il gioco è quello che impegna di più.
C'è uno sviluppatore, ma sta giocando stasera incredibilmente. Niente, via, andiamo. Adesso ci pensiamo un attimo, insomma. Potreste mettere questo codice su GitHub? Teoricamente entro, allora di solito li ricarico giusto per fare un recap anche su YouTube, dove ci sono le live passate, perché per un po' restano su su Twitch, le tiene per un po' e poi vengono rimosse, quindi dopo un paio di mesi. Mi sembra un po' ballerino, però non è sempre costante. E su YouTube però ne ho caricate buona parte, se non tutte, tranne forse un paio che magari avevano avuto qualche problema. Poi entro questa settimana dovrei riuscire a completare quel sito di cui parlavo. E un'altra amica ha già letto, dobbiamo fare il raid, Cesare, non ci abbandonare che... e quindi, ma in ogni caso, seguendo, cioè sia live così, di solito metto il link, ma poi farò una presentazione dedicata, così vediamo, facciamo un giro, si raccolgono anche un po' di feedback, e dovrei riuscire a mettere uno zip con queste cose più quelle attualmente mancanti, perché ci sono altre live passate dove non avevo pubblicato. È vero, magari uno seguendo la live riscrive il codice, però ovviamente è più comodo, giustamente, avere già tutto pronto, quindi già che l'abbiamo scritto, per cui vediamo un attimo cosa potremmo fare. Niente, direi che dai, più o meno qualcosa abbiamo un po' sperimentato, ci siamo divertiti, abbiamo visto molto semplice comunque l'API. Direi che, salvo imprevisti, l'appuntamento è a mercoledì prossimo per la prossima live. Vediamo di cosa parlare. Andiamo a raidare questo sviluppo software. Il gatto mi ha ferito, sta facendo ancora l'Advent of Code, quindi facciamoci un raid, così portiamo un po' di gente a... aspetta che non voglio scrivere male il nome. Quindi di nuovo io vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima volta. Sì, quel sabato mi sta chiamando, ma a quest'ora, ma è mezzanotte, io speravo ti chiamassi il letto. Io ci vado quasi all'istante, perché altrimenti non ce la possiamo fare assolutamente. Niente, di nuovo grazie e alla prossima. Rimanete per il raid, quantomeno salutiamo, e poi magari scappiamo, ma se no vediamo, magari si scoprono cose interessanti. I canali più interessanti li ho scoperti così, capitandoci per caso, quindi lancio il mitico raid e vi saluto di nuovo e alla prossima. Ciao a tutti e grazie ancora, ciao, alla prossima.